Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nostra ultima conferenza stampa della stagione. Ho un argomento importantissimo di cui voglio parlare, quindi comincerei subito col fare i complimenti al nostro mister. È stata una persona veramente fantastica, squisita in tutti questi anni. Voglio ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto in queste stagioni. Ci ha portato a vincere tre scudetti consecutivi, ci ha fatto vincere delle Coppe Italia, ci ha fatto vincere delle Supercoppe, ci ha portato in una semifinale di Champions League che quando abbiamo iniziato il primo anno in Serie B era solo un sogno, un miraggio, un qualcosa a cui ambire, ma che ci sembrava veramente lontanissimo, irraggiungibile. Eppure, eccoci qui. Abbiamo fatto tutto questo, abbiamo costruito una squadra che è dire bellissima e dire poco, con tantissimi bravissimi giocatori, alcuni rimasti addirittura dal primissimo anno. Il mister si è fidato ciecamente di loro, li ha voluti portare con sé. E quindi voglio ringraziarlo per tutte queste stagioni. Ma come tutte le belle storie, si arriva sempre ad una conclusione. Quindi, con grande rammarico, sia da parte mia che da parte del mister, vogliamo comunicarvi che abbiamo deciso di non prolungare il contratto del mister, di separarci qui, ma non mancheranno mai la stima, il rispetto e l'amore reciproco fra noi e il nostro mister. Quindi voglio augurargli tutto il meglio per il suo futuro, sia a livello personale, sia a livello lavorativo. E chi lo sa, magari in queste stagioni o addirittura già dalla prossima potremmo incontrarci in qualche competizione europea e sarà sicuramente un'emozione bellissima, ma è arrivato il momento di dirci addio, di salutarci. E quindi gli auguro tutto il meglio al nostro mister, grazie veramente per tutto quello che ha fatto per noi in queste stagioni. Credo sarà difficile rimpiazzarla, ma ci proveremo. Grazie mister e tanti saluti. E quindi le nostre strade si separano qui. Come detto anche dal presidente, il nostro mister è in cerca di un'altra squadra e il nostro mister l'ha trovata. Forse dal completo che state vedendo, dai colori di questo completo del nostro mister, avete già capito la squadra di cui stiamo parlando e stiamo parlando di una delle squadre più ricche del pianeta, perché il nostro mister è approdato in Premier League, una delle squadre più forti di questo mondo, insieme al Real Madrid, insieme al Barcellona, insieme a tante altre, ma che in questa stagione ha fatto veramente uno schifo perché è arrivata nona in campionato e quindi fuori da ogni possibile competizione. E quindi sta a noi, al nostro mister, ricostruire questo Manchester City. Siamo qui nella città di Manchester, sponda Citizens, per poter costruire una squadra che, ragazzi, già da adesso è una squadra incredibile. Già da adesso è una squadra incredibile. Ve la faccio vedere, ovviamente. Stiamo parlando di un Manchester City che gioca con Rodrigo, Haaland, Sarmiento, Bellingham, Rodri, Nunez, Madsen, Bremer, Diaz, Martinez, Trubin in porta, poi in panchina e in tribuna abbiamo Rodak, Caboret, Anko, Philips, Van Duyven, Diaw Diagne, De Bruyne, Alaba, Katongo, Burns, Mbete, Brekin, Fiorini, Wilson Esbrand, Holland, Kovacic, Stefanovic e De Vries. Voi direte: ma come fai a migliorare una squadra del genere? Ragazzi, stiamo provando a migliorare una squadra di questo genere. Intanto il nostro mister è già andato a fare i nostri primi acquisti e quindi andiamoli a vedere. Ed eccoli, sono arrivati i nostri primi acquisti. Ne abbiamo fatti due, abbiamo saccheggiato un pochino la nostra ex squadra e sono arrivati il nostro Mirchetto per la porta per andare a fare il sostituto. Questa volta non sarà il titolare e ragazzi, andremo anche a sostituire Sarmiento perché lì sulla fascia abbiamo un nome d'eccezione, ossia Rafael Leão. Abbiamo speso una cifra spropositata per questi ragazzi, ma alla fine sono arrivati. Ma dobbiamo ancora continuare a costruire questo nuovo Manchester City, quindi io partirei subito dal mettere il nostro Leão a sinistra con Rodrigo a destra, ci portiamo Rodak in tribuna e ci portiamo il nostro Mirchetto. Quindi in questo episodio, ragazzi, faremo un po' di calciomercato e poi dal prossimo cominceremo con il campionato. E ragazzi, il nostro terzo acquisto è qui, è arrivato.
Stiamo parlando di Nicolò Barella per il nostro centrocampo. 32 anni ormai, è un po' vecchiotto, ma 87 di overall. Centrocampista d'eccezione, un centrocampista d'eccezione, sarebbe stato bellissimo averlo anche alla Salento, ma costava veramente troppo. Ma adesso che abbiamo gli soldi, possiamo spendere e comprare chi vogliamo. Barella arriva al Manchester City. Bene, bene, bene. Questo è un acquisto, ragazzi, che per il centrocampo è buonissimo. Quei 3 euro li ho aggiunti per il cappuccio e brioche, perché non voleva saperne di darmelo a 51,8. Però quei 3 euro hanno fatto la differenza, hanno fatto la differenza. Allora, intanto, signor montatore, mi oscuri qui la lista dei preferiti, perché non voglio fare spoiler, ma ci manca ancora da fare, da prendere un altro centrocampista centrale, un CDC probabilmente, per adesso non è fondamentale, e un attaccante. Ma il nostro prossimo partente è Mateo Kovacic per 8,5 milioni, un'offerta che ci è arrivata dal Atletico Madrid, quindi aspettiamo che vada via per provare a continuare a fare i nostri acquisti. E Kovacic va via, tutto intristito, tutto ingoblinito, tutto, mamma mia, tutto triste, veramente un momento. Nostro mister arriva e caccia mezza squadra fuori, perché abbiamo messo non so quanti giocatori in vendita, ragazzi, una cosa incredibile. Una decina di giocatori, ragazzi, tutti mandati via. Cosa che manco immaginate, una cosa che manco immaginate. Vanno via anche questi piccoli giocatori che nessuno conosce, come Luis Fiorini, 8,2 milioni al Wolverhampton. Continuiamo a fare anche un pochino di soldini su questi giocatori che valgono poco, perché bisogna racimolare qui giusti soldini, anche se ne abbiamo veramente una catena. Aston Villa vuole 260 milioni, ma vai, rifiuta, grazie. L'Aston Villa, la secondo te, cioè l'Aston Villa viene a me a chiedermi Erling Haaland, mo che sono arrivato, che posso giocare con un fuori classe, e secondo loro io gli do Erling Haaland, così. Ma va. Attenzione al Wolverhampton, che sta facendo incetta dei nostri giocatori, comprano anche Brekin a 12 milioni. Rubatissimi, sono giocatori che veramente non valgono quelle cifre, ma noi va bene comunque, finché in Inghilterra girano i soldi, sappiamo già come funziona. E la Salentum vuole comprare il nostro Arnau Martinez, vabbè, giustamente, dopo avergli rubato Leao, dopo avergli rubato Mirchetto, sarebbe giusto andare a vendergli qualcuno, ma no, mi dispiace, non si può fa. Questi qui sono giocatori che io voglio tenere, perché abbiamo già una spina dorsale ovviamente bella solida, voglio solo andare a migliorare qualche punticino per provare a riportare questo Manchester City innanzitutto a vincere il campionato e poi provare a vincere la Champions League, ciò che al nostro mister manca. E come sostituto per l'attacco arriva un non più giovanissimo Lozek, 26 anni e un 86, cioè l'ho appena visto ma già me lo sono dimenticato, il suo overall è un 86-87, adesso non ricordo, andrà ovviamente a fare il sostituto di Erling Braut Haaland, non ovviamente il titolare, un turnover come contratto per 5 anni, pagato poco, relativamente poco, circa 70 milioni, che per noi sarebbero stati tutto il budget praticamente, ma per il Manchester City, cioè, è veramente una cosa incredibile. Ragazzi, avevamo un budget di 400 milioni col Manchester City, 400 milioni di budget, io veramente non so. Ma il nostro calciomercato non è finito qui, perché mancano ancora 2 acquisti. E sulla linea mediana arriva lui, Edoardo Camavinga. Camavinga. Mamma mia, ragazzi, stiamo costruendo una squadra incredibile. Io non so. Ma chi gli dà
con questi soldi a Manchester City, vabbè, c'hanno gli sceicchi dietro, un sacco di soldi, i petrol dollari, cosa fanno i petrol dollari, ragazzi? La squadra delle le figurine Panini stiamo comprando, la squadra è incredibile, ma ne manca ancora uno, ne manca ancora uno d'acquisto, non è finita qui. E siamo arrivati alla nostra prima amichevole che non andremo a giocare, ma andremo a simulare e vediamo che cosa può succedere con una squadra del genere. Giuro che se perdiamo col Betis io distruggo la carriera. Solo 2-0? Ma come solo 2-0? Però Rodrigo e Haaland ci portano a vincere questa prima amichevole. Mi aspettavo qualcosina di più, sinceramente, però... Però va bene. Abbiamo anche l'Inter in questa Asian Elite Cup. Va via anche Calvin Phillips, perché giustamente è arrivato un certo Camavinga e quindi non c'è più spazio per lui. Mi dispiace Calvin, ciao, saluti, addio, arriverenze. Ciao, va al Chelsea ovviamente, 13 milioni e 3, che fai, li butti? No, ce li teniamo. Ma questi tre giocatori del team, ma chi se ne frega, andiamoci a giocare sta partita contro l'Inter, cioè a giocare no, a simulare sì, contro l'Inter si fa quanto? 1-0 solamente, però segna Rafael Leao, per il momento hanno segnato tutti e tre gli attaccanti, buona così. Ma ci manca ancora l'ultimo acquisto da fare, che ragazzi sarà un bell'acquistone, ancora questo Anko, ma basta, vi prego, anche Madsen, mi dispiace ma no, Rodrigo, mi dispiace ma no, Martinez, mi dispiace ma no, questi non andranno via, cioè, mi manca l'ultimo acquisto che non sto riuscendo a farlo, ragazzi, sapete perché? Perché io gli offro 10 milioni in meno di quello che c'è scritto qui, no? No, mi dispiace, ma secondo me stiamo solo perdendo tempo, non siamo arrivati a un accordo. Ma cazzo, sono 10 milioni di meno, ma dimmi tu quanto cazzo vuoi per sto giocatore, no? Cioè, dimmelo tu. E a completare finalmente la nostra rosa arriva un giovanissimo, ancora giovanissimo, Zaire Emery. E abbiamo completato, ragazzi, un Manchester City d'eccezione. Sembrava veramente impossibile andare a migliorare una squadra così, eppure l'abbiamo migliorata. Io sono veramente senza parole. Quando c'hai i soldi puoi fare veramente tutto quello che vuoi, non hai problemi. Quanto vuoi? 100 milioni? Ma io te ne do anche 110, quei 10 milioni te li regalo. Invece prima con la Salentum stavamo lì col braccino corto tipo T-Rex. Quanto costa 100 milioni? Facciamo 99,9, perché quell'euro mi serve per pagare il parcheggio, per favore. Mamma mia, eravamo... Quando c'hai tutti sti soldi. Allora, la nostra squadra è finalmente completata. Ottimo lavoro, vabbè, grazie mille. E adesso che la nostra rosa è al completo, io sapete cosa? Ci giochiamo l'ultima partita di questo precampionato contro chi stiamo giocando a sta giornata. Contro il Siviglia, giusto per vedere come funzionano sti ragazzi, come giocano. Ah, sono tutti stanchi? Cazzarola, mi sono dimenticato di modificare i piani di allenamento. Vabbè, ci giochiamo solo un tempo, giusto per capire. Mamma mia, ragazzi. Bruno Guimaraes si è comprato il Siviglia, ma chi se ne frega, ma abbiamo fatto 750 milioni d'acquisti e parlano di Bruno Guimaraes, mi parlano? Sarà stranissimo passare da Krstovic a Erling Haaland, mai toccato in questo FIFA, vi giuro, non ho mai giocato con Haaland. Non so come sia, pad alla mano, sarà veramente una bellissima esperienza. Attenzione, ci prova Rodrigo a passare ma non passa, non succede nulla, anzi il Siviglia continua, attacca, prova il tiro ma viene fermato subito. Vai Arnau Martinez, che tutti ti vogliono, io devo ancora capire perché. Questo è lo schieramento del Manchester City. Bravi, Bellingham,
Mamma mia, che bei piedi Bellingham per Madsen, subito sulla fascia, proviamo di nuovo proviamo per la prima volta ad attaccare Barella, Bellingham prova il tiro a giro, attenzione, di nuovo Barella di testa, Bellingham, anche Bellingham è bello da provare. Edoardo, no, Leao. Leao? Oddio! No! Cosa? Perché l'ha presa? Comunque, calci d'angolo sono la mia specialità, eh. Calcio d'angolo è la mia specialità. C'è niente da dire, non c'è niente da dire. Bravo Madsen. Bremer. E Rodrigo, che palla di merda però. 4-3-3 ampio con le due ali a supporto della punta. Attenzione qui. Se lo porta a casa, se lo porta a spasso. Attenzione Bremer, attenzione Anko. Ruben. Bravo, ce la stavano facendo vedere la goal line technology. Si è marcato completamente la linea bianca, giusto dunque non convalidare la rete. Vabbè, giusto non convalidare la rete, io l'avrei convalidata comunque, tanto è un'amichevole, qualche errore ci può stare, chi se ne frega. Che cosa cazzarola fa quell'altro? Vieni Bremer, vieni. Bellingham per Barella, non si danno mai passaggi orizzontali, mai, ma chi vi ha insegnato a giocare a calcio? Rafael Leao per Rodrigo ferma. Ma non c'hanno controllo sti ragazzi. Mamma mia, vai Rodri. Mamma, quanto mi piace Rodri, che gioca veramente stile old style, no? Con la maglietta nei pantaloncini. Sembra veramente un giocatore d'altri tempi. Bel giocatore Rodri, bel giocatore. Apre su Abraham. Intercetta il passaggio e interrompe la manovra. Dai, cazzarola. Bravo Rodri. Mettici il piede, mettici il fisico, mettici tutto quello che vuoi. Attenzione qui. No. Riusciamo a prendergli il pallone, ragazzi? Grazie. Sarebbe finito questo primo tempo. Primo tempo discutibile, se posso dire. Primo tempo discutibile, però... C'è un bel feeling con alcuni c'è un bel feeling. Senti, avanziamo alla fine, che tanto non ci interessa. Segna Haaland. Ebbene così. Non abbiamo mai vinto il precampionato, se non sbaglio, in tutte le stagioni con la Salentum. Mai vinto, giusto? Premio torneo. È la prima volta che prendiamo un premio. Incredibile. Incredibile. Allora ragazzi, per il momento ci salutiamo qui. È una squadrona, cioè avere una squadra del genere, magari costruirla con la Salentum, ci avremmo messo 10.000 stagioni probabilmente, non 10.000 stagioni. Ma con il Manchester City diventa tutto semplice, tutto troppo semplice. Ma sono sicuro che non troveremo la strada già battuta in campionato, perché la Premier League è un campionato veramente difficile, e quindi faremo fatica. E ragazzi, nonostante tutti gli acquisti che abbiamo fatto, ci rimangono ancora 91 milioni. Cioè, noi 91 milioni probabilmente li avremmo raggiunti con la Salentum come budget iniziale. Non avremmo mai potuto fare tutti gli acquisti che abbiamo fatto di Camavinga, Lozek, Barella, Leao. Soprattutto Leao, ragazzi, l'ho pagato 200 e passa milioni, eh. Una cosa fuori dal comune. Ragazzi, però, prossimo episodio iniziamo finalmente la Premier League con Everton, Brighton e il Norwich. Spero che questo video introduttivo di questa nuova carriera estiva col nostro mister vi sia piaciuto, e vi do appuntamento ad un prossimo video, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ragazzi.